Ehi, sono qui. Ciao. Benvenuto in un mondo dove la tecnologia è un'emozione nuova. Ma un attimo. Non è questa. Troppi elementi superflui, complicati. Il volante è troppo grande. Questo è il passato. Lasciamolo agli altri. Voilà. E questo è il nuovo. Ha rivoluzionato il mio modo di guidare. Beh, non solo il mio. Tra un attimo te ne accorgerai. E ti assicuro che dopo, niente sarà più lo stesso. Niente sarà più lo stesso. Danilo Callegari, esploratore ed esperto di sport estremi. Lo abbiamo portato a Treviso, in occasione di una delle tappe del Best Technology Tour Peugeot, per vedere se abbinare l'estremo selvaggio alla tecnologia più evoluta e possibile. Tecnologia ed estremo. Tecnologia e cercare di andare oltre i limiti, penso che siano molto stretti tra loro. Un'esperienza di guida immersiva, virtuale. L'autovettura è parcheggiata in Piazza della Vittoria e da lì non si sposterà mai. Danilo sale e indossa il visore. L'auto parte. Adesso guarda dietro. Sì, sì, girati. La vedi quella scatola? Dobbiamo assolutamente portarla a destinazione. È di fondamentale importanza per me, ma soprattutto per te. Quando mi è stato proposto di dirigere questi tre film per questa nuova tecnologia completamente immersiva, ho trovato che fosse un'idea molto calzante per parlare di tecnologia. E azione, Stefano! La tecnologia unita alla preparazione, lo chiamo, comunque anche all'attività più sportiva, più atletica. Sicuramente è un aiuto per conoscere sempre meglio quelle che sono le capacità fisiche, i miglioramenti che si fanno e anche come esempio, come si può dire anche riferimento verso altre persone che vogliono magari cimentarsi in questa attività o che vogliono avere dei punti di riferimento per poterli eventualmente superare. Stefano Accorsi, per l'occasione, è pilota e regista di tre storytelling inediti dedicati alla Best Technology Experience. Si è avvicinato di più quasi ad una regia di danza, coreografica, erano le macchine, le protagoniste, le ballerine dei nostri film. La tecnologia ai cockpit delle autovetture ben si abbina alla tecnologia delle riprese video, Oculus. Abbiamo utilizzato la realtà virtuale perché questo è il miglior modo per portare l'utente all'interno delle Peugeot. Grazie alla tecnologia di riprese possiamo regalare a chi farà l'esperienza un momento davvero immersivo che si avvicina tantissimo all'esperienza di guida. Ci siamo avvalsi di uno stunt coordinator, Diego Guerra, che ha un curriculum altissimo. Cito solo Mission Impossible. Non sei tu che porti lo spettatore a guardare quello che vuoi, ma è lo spettatore che guarda quello che vuole. Anche Paolo Andreucci, il pilota più vincente nella storia dei rally italiani, è protagonista di uno dei virtual reality. Per la realizzazione del video sono state utilizzate videocamere modificate per dare una sensazione immersiva, realistica. Per rendere più adrenalinica l'esperienza di guida, la velocità era significativa e si è resa necessaria quindi la stabilizzazione dell'immagine già durante lo shooting, con accorgimenti tecnici in grado di facilitare le successive sessioni di post-produzione. Sono quattro telecamere che riprendono a 360 gradi in orizzontale e in verticale. Chi fa l'esperienza è il protagonista dell'avventura, cioè lui ha una visione totale dal punto di vista lato passeggero. Sia io che Paolo Andreucci parliamo continuamente con lui, quindi cerchiamo non solo di farlo sentire il protagonista dell'avventura, ma anche di indirizzare la sua attenzione su quelli che sono i punti fondamentali rispetto alla narrazione. Girare un video per la realtà virtuale all'interno di un abitacolo di un'autovettura non è una sfida per niente facile. Quando volete.
La stabilizzazione delle immagini è stata curata fin nei minimi dettagli già durante la sessione di shooting. Nella tecnologia si cerca sempre di andare oltre, si cerca sempre di andare, di abbattere dei muri, e penso che la tecnologia, se vogliamo ampliare il raggio e vederla più a 360 gradi in diversi ambiti, sia l'ambito che viaggia più veloce. Voleva fermarci. Chi pensava ad essere? Ehi, ma la scatola c'è ancora dietro? Ho guidato la 208, la GT, che come macchina è veramente, ti dà delle emozioni, perché non solo assetto e freni, ma anche un motore, un 1.6 turbo, che ti attacca al sedile ad ogni uscita di curva, non solo di seconda marcia, ma anche di terza e di quarta, per cui un motore brillante che ti consente di avere una guida sportiva e divertente. È stato bello, interessante, con Stefano accanto è stato tutto più facile. La tecnologia permette a me di riuscire ad affrontare dei territori sapendo abbastanza quello che potrei andare incontro e vedendo su degli schermi quello che sarà il percorso. Fan, adesso ci divertiamo un po'. Vediamo come se la cava qua. Rilassati. Per arrivare a destinazione possiamo prendere qualunque strada. Mi viene spesso chiesto che collegamento ci può essere tra la tecnologia e l'avventura. Io ritengo che la tecnologia oggigiorno, in particolar modo, sia un aiuto in più, sia un qualcosa che ti permette di migliorare la visione, migliorare anche le prestazioni. Questo? Oh! Esperienza interessante, lo è stato per me e penso che lo sarà anche per tante altre persone che proveranno questo sistema. Ritorniamo al discorso della tecnologia. La tecnologia mi ha portato a muovermi con questo strumento a 360 gradi e a vivere all'interno di un abitacolo interattivo. È veramente emozionante. E se uno pensa ad un'avventura, che viva questa avventura, che scenda dal divano, che decida di mettersi in gioco, che sia correndo a piedi, che sia nuotando, che sia lanciandosi in aereo, che sia guidando un'automobile.